Nicola Laurieri, portiere del Cuschieti, una partita che si presentava sulla carta molto difficile, lo si è poi rivelata sul campo. Sì, infatti noi siamo venuti qua a Latina con la consapevolezza che la Latina era una buona squadra. Però alla fine, nel senso, un po' la zappa sui piedi ce la siamo messa noi, perché 5 gol prendere così siamo stati un po' polli. Poi il portiere loro ha fatto una bella partita, che devo dire. Infatti il secondo tempo siamo cambiati, abbiamo capito che l'errore l'abbiamo fatto e siamo stati un po' più cinici. Da un portiere all'altro, Luca Corbucci è stato protagonista di alcuni importantissimi interventi quest'oggi sul 5-0, soprattutto perché la partita poteva riaprirsi a un certo punto. Forse questo è un aspetto da cui dobbiamo prendere spunto un pochino per migliorare. Questo penso sia il processo di crescita fisiologica di questa squadra, però ci sono tanti aspetti positivi da prendere da questa partita. Ce ne sono altri da cui dobbiamo prendere spunto per migliorare, forse su questo qua sicuramente un calo di concentrazione è uno di questi, però l'importante erano i 3 punti, per una matricola stiamo facendo bene, è giusto continuare a pensare partita per partita, ora si pensa a Napoli. Il primo tempo è stato praticamente al limite della perfezione, perché 5-0, cattivi, concentrati, abbiamo concesso pochissimo all'avversario e siamo arrivati sotto porta determinati. Poi devo dire c'è stato anche un episodio spiacevole qua vicino alle panchine, dove c'erano continue minacce di espulsioni e ammonizioni, che io ritengo veramente una cosa assurda in una partita 5-0 dove anche gli avversari si sono comportati in maniera correttissima, ci tengo a precisarlo. E purtroppo a volte, forse non parlo di errori arbitrali, parlo che quando si arbitra ci vuole anche un po' di buonsenso, non tanto intelligenza, perché non mi permetto di dare questi giudizi, però un po' di buonsenso e venire a fare delle continue minacce a giocatori che stavano per entrare e avevano il freddino in maniera corretta, giocatori già ammoniti, che mi veniva detto: per me il numero 4 è già espulso, mister cambialo, perché alla prossima, no alla prossima, perché per me è già espulso. Cioè sono minacce, sinceramente la trovo una cosa forse da rimarcare anche negli organi di stampa, perché non è possibile che questi signori in 1 ora e mezza a settimana si sentano il diritto di comportarsi come meglio credono. Quindi questo ci ha un pochino purtroppo anche distratto, a me personalmente non faccio fatica a metterlo pubblicamente, perché la ritengo una cosa assurda in una partita correttissima, tranquillissima. Spero arriverà a chi di dovere questa mia segnalazione, ripeto, è solo per conoscenza e per informazione, non tanto per polemica, perché non c'è stato nulla da una partita tranquilla. Ora abbiamo queste 2 partite, a cominciare dal Napoli sabato e poi il Martina Franca. Un vero peccato non poterla affrontare con Damian, che è stato convocato ai mondiali. Allora mi chiedo che il problema era che quando vengono fatti i calendari o si pensa a questa problematica o la nazionale argentina, il ritiro in Italia ci poteva concedere il lusso di darci il giocatore per un giorno, oppure la federazione ci poteva spostare la partita. Nessuna di queste 3 cose è stata fatta, la ritengo una cosa ingiusta. E a me personalmente è venuta anche un po' più di voglia nell'affrontare queste cose e spero che la squadra stia capendo questo messaggio. Sì, l'importante era fare i 3 punti, poi che ho segnato anch'io è solo una cosa in più per fortuna. Erano importanti i 3 punti, avvicinarci ancora a Napoli e Martina che stanno a 7, mi sembra che il Potenza abbia vinto, quindi stia a 9, è andata bene così insomma. Diciamo che cominciate a pensare in grande dopo un inizio di campionato in cui non sapevate quali fossero veramente le vostre potenzialità. Andate a Napoli con quale tipo di obiettivo? No, andiamo a Napoli con l'obiettivo di giocarci la partita senza paura. Noi sappiamo il nostro valore, non ci montiamo la testa, e sappiamo qual è il nostro obiettivo. Noi dobbiamo lavorare tanto, forte, meglio degli altri, e poi se loro saranno più forti di noi stringeremo la mano agli avversari.